Oggi lanciamo la campagna Usa e getta no grazie, che è una campagna di Lega Ambiente tesa a chiedere alle istituzioni e ai cittadini di limitare l'utilizzo dell'usa e getta. È una sostanza, sono dei materiali che utilizziamo per pochi minuti ma poi restano nell'ambiente per centinaia di anni. In particolare in mare si decompongono in particelle sempre più piccole fino a diventare microplastiche che a volte vengono ingerite dai pesci e ritornano anche sulle nostre tavole. Quindi per questo oggi lanciamo un messaggio. Proponiamo ai cittadini di darci una bottiglia di plastica e in cambio gliene diamo una di vetro riutilizzabile all'infinito e gli chiediamo di sostenere la campagna Usa e getta no grazie per aiutarci tutti quanti a difendere la salute del mare. Però chiediamo alle amministrazioni di fare ancora di più perché comunque ogni anno finiscono in mare tra gli 8 e 12 milioni di tonnellate di plastica. Quindi è un'emergenza ormai che insieme a quella dei cambiamenti climatici non può più aspettare. In questo caso anche Termoli sta attuando delle politiche plastiche, soprattutto sulla spiaggia. I balneatori si sono uniti la maggior parte per non usare più bicchieri, piatti e posate di plastica, perché ovviamente essendo Termoli la città del vento, tutto quello che comunque viene lasciato in questo quasi tutti convertendo al plastic free a Termoli. Non vogliamo anticipare chiaramente il piatto forte che saranno i dati.